Possiamo cominciare? Sì, solitamente con una formula giornalistica usata si dice che la professoressa Chiara Saraceno non ha bisogno di presentazioni, invece io ve la voglio presentare, accolgo con grande piacere il compito di presentarla, non solo perché è una delle studiose più apprezzate anche sul piano internazionale per i suoi studi sulla famiglia, sul genere, sul welfare, sulla povertà, ma il piacere di presentarla riguarda il suo percorso, il percorso di una donna che è riuscita a trasformare in opportunità, opportunità di crescita professionale, intellettuale, opportunità di crescita anche per i temi di cui si occupava, quindi una donna che è riuscita a trasformare in opportunità tutta una serie di difficoltà incontrate nel corso della sua ricerca, difficoltà di natura politica, accademica, anche difficoltà relative al genere. Ricordiamoci che per un tratto importante del suo percorso era una delle poche donne in un ambiente prettamente maschile. In una bella intervista rilasciata alle sociologhe Emanuela Naldini e Sonia Bartolini, la professoressa Saraceno ha sintetizzato la sua biografia in un aggettivo: straniera. Sono stata a lungo sulla porta, in uno stato né di appartenenza né di non appartenenza, a una categoria, a un gruppo, a un settore disciplinare, a un approccio. Come donna mi muovevo in un mondo di soli uomini. Ero sposata quando non era di moda farlo dentro il movimento femminista, e nel movimento femminista ero percepita non come una di loro. Tra i sociologi mi occupavo di temi marginali rispetto a quelli ritenuti importanti e temi forse anche rischiosi rispetto all'ideologia dominante, ideologia dominante anche nell'accademia. I temi ritenuti meno centrali a cui Saraceno fa riferimento sono la famiglia e i rapporti di genere, e anche lei, a lei, ai suoi studi dobbiamo se questi temi sono diventati poi centrali nel campo degli studi sociologici, ma ai suoi studi dobbiamo se oggi la famiglia non viene più recepita come un istituto naturale immodificabile, ma un prodotto sociale soggetto a evoluzione e cambiamenti. Non esistono più famiglie normali, esistono famiglie diverse nelle loro diverse articolazioni. Le conquiste civili degli ultimi anni sono anche il frutto di questi cambiamenti nella sensibilità collettiva. Chiara Saraceno nasce a Milano nel 1941. Quando si iscrive all'università non esistono cattedre di sociologie. La professoressa ha raccontato che alla sociologia si arrivava attraverso un percorso in lettere o in filosofia o in economia. Saraceno si laurea in filosofia teoretica all'Università Cattolica con una tesi ispirata da Max Weber. Dopo la laurea insegna filosofia nei licei e fa l'assistente volontaria presso la cattedra di filosofia teoretica. In quegli anni non è facile per una donna fare carriera universitaria, non è facile soprattutto farla alla Cattolica, dove c'è un'unica donna che ricopre l'incarico di professore universitario. Il suo primo maestro, il professor Bontadini, usava dire che per fare carriera all'università bisognava essere ricchi di famiglia. Da questo punto di vista non credo che sia cambiato molto. Saraceno corregge il suo vecchio maestro e aggiunge: occorreva essere ricchi di famiglia e appartenere al genere giusto, al sesso giusto. Per assistere a un cambiamento nella sua vita bisogna aspettare il 67, la contestazione studentesca, e vedremo che in questo nuovo capitolo della biografia intellettuale di Saraceno interviene la città che ci ospita, interviene Trento, che ha una parte importante. Alla fine del 1967 viene occupata per la prima volta anche la Cattolica. Per la professoressa è un'esperienza politica molto intensa che favorisce l'incontro con figure che si rileveranno fondamentali nell'ambito della sociologia, ma causa anche qualche strappo, qualche rottura. Il gruppo cattolico a cui apparteneva, Gioventù Studentesca, non approva la sua partecipazione al movimento e c'è una sorta di scomunica, ma come tutti gli strappi anche questo si rivelerà in qualche modo formativo. Alla sociologia Saraceno arriva quasi per caso, nel 68, per merito di Francesca Alberoni, che la chiama a Trento, dove dirige l'Istituto di Sociologia, e qui
che scopre la sua vocazione sociologica, ed è qui che nasce il suo interesse per un preciso campo che è la sociologia della famiglia, un campo ritenuto assolutamente marginale. Fu Agopic Manukian, uno dei primi sociologi della famiglia in Italia, a chiamarla a collaborare al suo corso di laurea, ma non può essere soltanto un incontro accademico, per quanto importante, a segnare poi la scelta del tema della vita. Sicuramente nell'interesse per la famiglia interviene anche la famiglia da cui proviene Chiara Saraceno, una famiglia ampia, articolata, ed è molto bella la testimonianza che ha rilasciato su questa famiglia. I genitori hanno investito nella sua formazione culturale. Negli anni 50 non si usava andare a studiare in America la lingua, oggi quando si può fare si mandano i ragazzi, allora era assolutamente un'eccezionalità. E lei fu mandata negli anni del liceo per un anno negli Stati Uniti. Allo stesso tempo era una famiglia tradizionale, con dei ruoli tradizionali, e quindi si avvertiva anche una maggiore libertà rispetto ai fratelli maschi. Forse questa ambivalenza poi l'ha aiutata a riflettere sui ruoli all'interno della famiglia. Un altro elemento fondamentale è stata la sua partecipazione al movimento delle donne. Ricordiamo gli anni 70, sono stati anni molto importanti anche perché per le battaglie, la campagna referendaria sul divorzio, le campagne per la legalizzazione dell'aborto. Dirà Saraceno, le due sociologhe che l'hanno intervistata, è stata l'esperienza nel e con il movimento delle donne a darmi una forte motivazione, a indurmi a colmare il vuoto conoscitivo che c'era non soltanto dentro la sociologia italiana, ma nella sociologia nel suo complesso. Chi oggi comincia a occuparsi dei temi della famiglia, della condizione femminile, del rapporto tra uomo e donna, non ha idea della carenza di materiale con cui ci si confrontava allora. Si delinea così il tratto specifico della studiosa Saraceno, ma anche dell'intellettuale pubblico che poi interviene nelle battaglie civili del paese. Intrecciare gli studi sulla famiglia e quelli sulla condizione femminile non solo nell'Italia contemporanea, in una prospettiva storica, in una prospettiva comparata. Un approccio che non sempre le ha giovato nell'ambito dell'accademia. La sociologia della famiglia era allora dominata da un'impostazione cattolica, normativa, che non le perdonava una visione poco convenzionale della famiglia, lei dice una visione poco pacificata. Al principio degli anni Ottanta fu bocciata al concorso a cattedre perché considerata una figura sovversiva, pericolosa, qualcuno disse una distruttrice della famiglia. Per salire in cattedra dovrà aspettare diversi anni, poi sarebbe arrivata anche a dirigere il Dipartimento di Scienze Sociali a Torino. Ma al principio le sue ricerche venivano guardate con sospetto e perplessità anche dai sociologi più giovani, che lavoravano a temi ritenuti più importanti, temi economici, il tema delle classi. I suoi filoni di ricerca erano considerate questioni private, di scarso interesse sociale. Tra i suoi saggi pionieristici di quella stagione ricordiamo Dalla parte delle donne e Anatomia della famiglia, pubblicati da De Nonato. Dai temi della famiglia discenderanno altri temi come il welfare e poi la povertà. Nel 1984 le venne chiesto di far parte della prima commissione povertà presieduta da Ermanno Gorrieri. Poi sempre su questi temi Saraceno sarà chiamata in altre commissioni, ne presiederà qualcuna e farà anche parte dell'Osservatorio Europeo sull'esclusione sociale. L'esperienza dentro questi organismi è molto formativa perché le consentono anche di acquisire una maggiore consapevolezza sul processo di formazione delle decisioni politiche. Il fatto di essersi occupata di temi marginali su cui esisteva scarsa la letteratura ha comportato anche una libertà nella ricerca, la libertà di contaminare discipline diverse come storia, psicologia, economia, demografia, antropologia, e anche un'apertura internazionale nel confronto con reti intellettuali allargate. Il suo manuale di sociologia della famiglia, uscito alla fine degli anni Ottanta dal Mulino, è stato il primo manuale in questo campo, adottato in questi 30 anni, naturalmente in edizioni via via aggiornate, da più generazioni di studenti. Negli ultimi anni il profilo di intellettuale pubblico si è rafforzato anche grazie a libri che intervengono in modo rigoroso su questioni molto dibattute come i cambiamenti della famiglia, i cambiamenti del ruolo genitoriale dentro la famiglia. Penso a un libro uscito recentemente dalla Terza, L'equivoco della famiglia, o anche ai saggi Mamma e papà, Gli esami non finiscono mai, pubblicato dal Mulino, o A coppie e famiglie, non è questione di natura.
pubblicato da Feltrinelli. La sua parola continua a essere necessaria per la serietà scientifica con cui formuli i giudizi, anche per quel suo andare controcorrente. Lo sanno i lettori e le lettrici che la seguono sulle colonne di Repubblica, di cui è editorialista, e anche sui siti La Voce e Sbilanciamoci, sempre dalla parte delle donne e sempre dalla parte degli ultimi, dei più indifesi. Ma io ho parlato fin troppo, la parola finalmente a Chiara Saraceno. Grazie, sono un po' imbarazzata, mi chiedo come mai non ho ancora avuto un premio Nobel, ma ci sto lavorando. Ci sto lavorando. Grazie mille. Oggi non di famiglia parleremo, ma di bambini disuguali o di disuguaglianze tra bambini a diversi livelli e per più dimensioni, partendo proprio dalla salute, che è l'oggetto e il fuoco di questo festival. Il primo dato: le disuguaglianze nello sviluppo infantile iniziano dal concepimento, cioè le disuguaglianze sociali incidono sullo sviluppo infantile già dal concepimento. Certamente non solo per questioni di disuguaglianze sociali, ci sono anche altri elementi, ma certamente la salute dei genitori, la salute della madre durante la gravidanza, eccetera, incidono moltissimo sulla salute prenatale, addirittura sulle chance di arrivare alla nascita o di superare il primo anno di vita. Anche se l'Italia è uno dei paesi che ha un tasso di mortalità mortalità infantile tra i più bassi al mondo, esistono ancora ad esempio differenze territoriali, cioè un punto mi sembra di differenza tra la mortalità infantile nel centro nord e nel mezzogiorno. Secondo alcune ricerche che mi limito a citare, uno che ne parla è Timothy Smeeding, lo sviluppo del cervello nella prima infanzia è diverso tra i bambini poveri e ricchi, e già questo a me produce un grande turbamento, cioè sapere soltanto a un anno di vita. Contano gli stili genitoriali, contano moltissimo al punto da raddoppiare il gap tra i bambini ricchi e poveri tra i 9 e i 24 mesi. Eppure queste disuguaglianze non sono necessariamente un destino, perché molti dati di ricerca mostrano che con interventi di politiche sociali, educative mirati, potrebbero essere in parte almeno compensate. Ma vediamo un po' il caso italiano. È un caso di disuguaglianze intrecciate per reddito e istruzione dei genitori, per collocazione territoriale, per cittadinanza, e queste disuguaglianze che si intrecciano hanno un impatto, e queste sono le due dimensioni che guarderò, sulla salute da un lato, ma anche sullo sviluppo cognitivo. Vediamo i dati sulla povertà. Qui vi dico i dati più, non dico estremi, diciamo più gravi, quelli che si riferiscono alla povertà assoluta. In Italia ci sono, negli ultimi dati disponibili che si riferiscono al 2015, ci sono 4.598.000 persone in povertà, di cui 1.131.000 sono minori, e sono il 10,9% di tutti i minori, tantissimo. Aggiungo, non c'è qui, che un altro milione sono giovani fino ai 24 anni, quindi la metà di tutti i poveri assoluti sono o minori o giovani. Però se il 10,9%, quindi quasi l'11% di tutti i minori è in povertà assoluta, vuol dire non riuscire a consumare un paniere di beni ritenuto essenziali per vivere decentemente nel nostro paese oggi. Questo vale per il 40% dei minori stranieri. Questo non vado oltre.
cosa è successo con la crisi, e le cose sono peggiorate, poi girate in generale alla povertà assoluta, cioè l'incidenza della povertà assoluta è triplicata, se non ricordo male, dal 2007 al 2015, però ha colpito in particolare le famiglie con minori e quindi i minori. L'Italia è uno dei paesi in cui l'incidenza della povertà tra i minori è più alta di quella tra gli adulti. Come mai, direste voi, visto che per lo più i minori vivono con adulti? Perché la povertà è molto concentrata nelle famiglie numerose, cioè dove ci sono tre o più minori, ed è per questo che aggiungo soltanto che se è vero che il rischio di povertà per un bambino o un ragazzo è altissimo se nessuno dei suoi genitori lavora, non basta avere un genitore che lavori perché è per essere protetti dalla povertà. La maggioranza dei minori in povertà assoluta vive in una famiglia, ed eccolo qui, in cui c'è almeno un occupato. Quindi c'è un problema di sottooccupazione a livello familiare o di sottoremunerazione del lavoro. Questo era solo per darvi lo sfondo, e questa è la disuguaglianza, diciamo, più pesante, quella, la disuguaglianza economica in quanto rappresentata dalla povertà assoluta. Poi ce ne sono, non finisce qui la disuguaglianza economica, ma volevo darvi le basi, come dire, più pesanti. Un'indagine europea, quella che in acronimo si dice USILC, che è l'indagine europea sulla situazione economica delle famiglie, ha fatto anche un affondo sulle deprivazioni di cui soffrono i minori. E qui l'Italia è andata avanti, perché l'USICA a livello europeo è stato fatto solo nel 2009, invece l'Istat l'ha fatto, rifatto anche nel 2013 e nel 2014, e questi sono i dati. Noi vediamo che nel 2013 e nel 2000, con un piccolo miglioramento nel 2014, più del 5% dei minori non era in grado di avere un pasto proteico di qualsiasi tipo, anche vegetariano, al giorno, che è una cosa molto importante per un bambino in crescita, poter avere almeno un pasto proteico al giorno. E passiamo appunto alla salute. Vi ho già detto la questione della mortalità infantile, ma tra i fattori di rischio indiretti e diretti delle malattie dei bambini ci sono le disuguaglianze di reddito e di lavoro dei genitori. Cruciale però è anche l'istruzione, in particolare della madre. Perché? Perché madri meno istruite e meno occupate promuovono abitudini meno salubri, o hanno meno risorse, ma anche hanno meno conoscenze su stili di vita salubri, le alimentazioni salubri, e hanno una percezione, sembra anche dai dati, meno accurata dello stato di salute dei figli. E qui ho preso l'esempio dell'obesità. L'obesità, forse non lo sapete, ma comunque è considerato un fattore di rischio molto serio per la salute, cioè non è solo che si è grassi, ma ha degli effetti proprio di rischio su tutto il complesso della salute in generale di tutti noi, ma in particolare dei bambini. Allora, quanto conta l'istruzione? Quando io ho visto questi dati, che sono tratti da una ricerca fatta dall'Istituto Superiore della Sanità, e si chiama Occhio alla Salute, è una ricerca in cui hanno studiato i bambini della scuola elementare, delle scuole elementari in tutta Italia, noi vediamo come appunto essere obesi sia molto più probabile, è controintuitivo, ma questa è una cosa tipica delle società ricche, cioè che l'obesità riguarda più i poveri che i ricchi nelle società ricche. E
l'altro dato che mi ha molto impressionato vedendolo è il fatto che la geografia dell'obesità minorile si sovrappone a quella della povertà. L'Italia è un paese in cui la povertà è fortemente concentrata nel mezzogiorno e, se voi vedete, anche l'obesità infantile è fortemente concentrata nelle regioni meridionali. Cioè c'è un gradiente nord-sud molto impressionante. Non sto dicendo che c'è un nesso diretto tra povertà e obesità, ma ci sono delle correlazioni abbastanza preoccupanti. Quindi come si può spiegare, questi sono sempre dati che prendo da questa indagine dell'Istituto Superiore di Sanità Occhio alla Salute, ci sono disuguaglianze, nel senso non sono solo differenze, ma sono disuguaglianze nel senso che producono effetti negativi territoriali e sociali nelle abitudini alimentari. Ho preso un solo esempio perché non posso entrare in troppi dettagli, ma per esempio il fare la prima colazione normalmente e il consumo di frutta e verdura, che sono due abitudini alimentari molto importanti per il benessere dei bambini. Allora, è perché i bambini che non fanno colazione presentano controintuitivamente un rischio più elevato di essere in sovrappeso e obesi, perché probabilmente mangiucchiano di più durante il giorno, si riempiono di cibi che soddisfano immediatamente. L'abitudine a non fare colazione, a farla in maniera non adeguata, è più frequente nelle femmine e nei bambini sovrappeso e obesi, e più nel mezzogiorno che nel centro nord, di nuovo. I bambini che non mangiano frutta e verdura, anche qui è controintuitivo perché parliamo tanto di dieta mediterranea, ma dove i bambini mangiano meno frutta e verdura, cioè non la mangiano almeno una volta al giorno? Nel mezzogiorno, e se vivono almeno mezzogiorno con genitori a basse istruzioni. La questione dei coi bambini stranieri le cose sono più complicate, perché sembra che saltino più spesso la colazione ma mangiano più spesso frutta e verdura. Anche l'attività fisica, che è connessa all'obesità ma poi, come vedremo, è anche connessa allo sviluppo cognitivo, ha un andamento simile, con specificità di genere, nel senso che non solo i bambini che vivono nel mezzogiorno, che hanno genitori più poveri o meno istruiti, e fanno meno attività fisica, ma le femmine fanno meno, in generale fanno meno attività fisica dei maschi. Questo ha effetti, secondo me, perché lì c'è una correlazione, di nuovo non un rapporto causa-effetto lineare, sul fatto che le femmine, poi le bambine, hanno meno competenze in matematica, perché sembra che ci sia un nesso, ma questo lo lascio lì. Comunque il 16% dei bambini, sto parlando di bambini nella scuola elementare, intervistati per Occhio alla Salute, sono classificabili come non attivi dal punto di vista dell'attività fisica, appunto con differenze di genere, di nuovo con un gradiente nord-centro-sud, cioè diminuisce l'attività man mano che si scende dal nord al sud. I figli di genitori con basso titolo di studio sono più inattivi rispetto a quelli con almeno un genitore laureato. Non fa differenza la nazionalità dei genitori. Analogo per la pratica sportiva, attività fisica non è la pratica sportiva regolare, la pratica sportiva, se non fanno attività fisica, ancora meno fanno pratica sportiva. Che dire rispetto a questi dati, rispetto a come funziona il servizio sanitario? Premesso che il servizio sanitario italiano viene detto sempre come un servizio tra i migliori nei paesi sviluppati e così via, tuttavia ci sono disuguaglianze territoriali. Qui ho riportato un dato che si chiama il Meridiano Sanità Index, ma anche ultimamente ho visto il rapporto della Corte dei Conti di quest'anno, pure parlava di inefficienza della spesa, per esempio sanitaria, molto più alta nel mezzogiorno rispetto ad altre regioni.
ci sono disuguaglianze territoriali anche nei comportamenti di prevenzione rispetto ai bambini. Questi dati sono presi non più da Occhio alla Salute, ma sono presi dall'indagine Istat sulle condizioni di salute della popolazione italiana. E se voi vedete qui, dunque, le barre sono quella più chiara 0,3, quella più scura in mezzo 4,6 e quella grigio intermedio tra i 7 e i 17 anni. Le linee orizzontali vi dicono quali sono le medie italiane per i diversi gruppi di età. E qui la questione è non aver avuto accesso a visite specialistiche, tra cui l'oculista e il pediatra, negli ultimi 12 mesi. Come vedete, c'è un gradiente nord-sud sulla. E tra l'altro le disuguaglianze aumentano man mano che aumenta l'età dei ragazzini, si va un po' più dal pediatra tra gli 0,3 e poi si smette, ma soprattutto, e questo colpisce di nuovo, a sud dell'isola un terzo circa dei bambini non effettua mai visite dentistiche. Noi sappiamo che andare dal dentista, cioè avere una dentatura curata, non è solo un problema estetico di mettere la macchinetta, eventualmente se i denti sono storti, ma ha effetti sulla salute, anche l'intestino, la digestione e così via. Il dentista, e questo va detto, non è una cosa che viene passata dal sistema sanitario nazionale, quindi non avere il dentista nel sistema sanitario nazionale significa escludere una quota ampia dei bambini meno fortunati dal punto di vista economico. E soprattutto non li si portano se la famiglia non ha risorse sufficienti. Quindi di nuovo la condizione, quindi da questo punto di vista già vediamo come in questo caso una non politica pubblica, cioè l'assenza di una politica pubblica, incida sulle possibilità dei minori di avere cure adeguate, anche solo in termini preventivi. Andare troppo tardi dal dentista o dall'oculista può avere effetti sul fatto che alcune cose non si possono curare e si è. Le disuguaglianze economiche però non hanno impatto solo sulla salute, ma anche sullo sviluppo cognitivo. Probabilmente sapete che esiste un'indagine internazionale promossa dall'OCSE che si chiama PISA, non chiedetemi di sciogliere l'acronimo perché non me lo ricordo mai, però suona bene PISA, e che testa le capacità logico e matematiche di bambini a diversi livelli di età e le capacità di comprensione della lettura. Qui vi do quelle relative ai quindicenni. Emerge nettamente, adesso vi dico le percentuali di differenza, mentre i bambini quindicenni che sono in famiglie che stanno nel primo quinto, cioè nel quinto più povero, dividendo per reddito in cinque parti la popolazione, nel primo quinto il 47% non ha le competenze cognitive, le competenze logico-matematiche proprio dalla loro età, 15 anni, 47, quindi quasi uno su due. Questo naturalmente è per molti meno per coloro che invece appartengono alle famiglie più abbienti. Quindi qui dobbiamo dare una spiegazione: è un fatto genetico che tutti i bambini che stanno nel primo quinto sono meno intelligenti, oppure c'è un problema di altro tipo qui? E analogo è abbastanza, sono i dati per la lettura. E anche qui c'è un gradiente territoriale, quindi noi troviamo sempre questi due gradienti, quello, cioè
quello per condizioni economiche e quello per ripartizione territoriale. Questi dati sono presi da un rapporto di Save the Children. I figli di migranti sono più a rischio perché in Italia in particolare, ma i migranti sono spesso collocati nelle classi sociali più basse, cioè hanno redditi più bassi, quindi sono, l'abbiamo visto anche prima, sono più esposti al rischio di povertà, quindi status socio-economico si combina con l'origine migratoria, quindi con le difficoltà anche dei genitori nell'integrarsi anche solo dal punto di vista linguistico, e quindi tra i ragazzini che vivono in condizioni economiche modeste o povere, quelli di origine, quelli stranieri o comunque i cui genitori sono stranieri, corrono un rischio ancora più elevato. La buona notizia, come vi dicevo all'inizio, è che si potrebbe fare qualche cosa, che ci sono delle cose che sembra che abbiano successo. Domani probabilmente in un'altra sessione, quella su quello che si può fare nei primi 1000 giorni, ne racconteranno anche delle altre. Qui vi dico soltanto che sembra che aver frequentato il nido, almeno un anno di nido, abbia un effetto di lungo periodo sulle competenze. Qui vi ho messo quelle logico-matematiche, non la scuola, ma cioè il nido è frequentato da una minoranza di bambini in Italia, è per questo che ha un effetto così discriminante, no? Perché la scuola elementare, no, la scuola materna è frequentata ormai quasi dall'88-89% dei bambini, quindi non ci sono grandi differenze tra frequentare e non frequentare. Invece il nido sì, e soprattutto il nido prende, cioè, quando viene frequentato nell'età così precoce, i famosi 1000 giorni, che sembrano così importanti per contrastare la cristallizzazione delle disuguaglianze dovute all'origine sociale. E vedete che averlo frequentato soprattutto per più anni ha un effetto. Uno solo da questo punto di vista dovrebbe dire: ma allora dovremmo fare i nidi soprattutto là dove c'è maggiore concentrazione della povertà, e non avviene così, come vi faccio subito vedere, perché la distribuzione dei nidi è nettamente inversa alla distribuzione della povertà. E i dati qui sono presentati in un modo un po' strano, nel senso che dice quanto manca per raggiungere il 33% di copertura, che è l'obiettivo che è già scaduto, perché dovevamo raggiungerlo nel 2010, era l'obiettivo europeo per il 2010, e l'Italia non l'ha ancora raggiunto. Quanto manca? E andiamo dalle regioni meridionali, dove quasi nessuna regione in realtà arriva neanche al 10%, alla Val d'Aosta, l'Emilia Romagna, che invece hanno credo raggiunto quel target, che secondo me è un target troppo basso, ma comunque sia è un target abbastanza, sarebbe minimo, soprattutto alla luce dei dati che avevo detto prima, e che dovrebbe forse essere formulato anche a livello territoriale e non a livello solo della media nazionale, perché altrimenti nella media nazionale può succedere che l'Emilia Romagna c'ha il 50% di copertura, ma la Sicilia e la Calabria continuano a rimanere in basso. E invece noi vogliamo, perché abbiamo visto che avrebbe tutta questo effetto positivo, che ci siano là dove è più importante che ci siano, ecco, anche là e soprattutto là. Anche il tempo pieno, che pure sarebbe importante
per tanti motivi, ma anche per arricchimento del curriculum non solo scolastico, ma anche del curriculum formativo in generale, è distribuito diversamente a livello territoriale, oltre a non essere mai diventato lo standard come alcuni di noi speravano diversi anni fa, quando il tempo pieno era sperimentale e poi invece non venne mai implementato. Un altro elemento, un altro fattore che sembrerebbe avere una grande importanza per compensare le disuguaglianze di origine sociale, quindi anche le disuguaglianze economiche tra bambini, sono le attività extracurriculari, dal volontariato al fare sport, al suonare uno strumento, al fare, cioè fare delle cose che impegnino, che con una certa sistematicità, al di fuori della scuola. Apro una piccola parentesi qui. Ricordo che anni fa in Germania si discusse a lungo, la Corte Costituzionale venne investita, pensate un po' di che cosa viene investita in Germania la Corte Costituzionale, venne investita della questione di come si dovesse calcolare il sussidio di povertà per i bambini, che veniva calcolato un po' a spanna, si diceva tot per gli adulti e poi i minori a seconda dell'età, si dice un po' di meno. Non so chi abbia investito la Corte Costituzionale, perché in Germania anche i cittadini possono accedere a fare un ricorso alla Corte Costituzionale. E insomma la Corte Costituzionale disse due cose. Primo, che no, si doveva calcolare questo sulla base degli effettivi bisogni, di quanto devono mangiare, cioè di quanto è necessario per crescere un bambino di diversa età, sembra di essere in Italia. Ma aggiunse, dentro al bisogno va calcolato anche che un bambino, anche se povero, ha diritto anche lui di poter andare in gita, di fare sport, di imparare a suonare uno strumento musicale, eccetera. Quindi l'importo per il bambino deve comprendere anche questo. Tanto per dire. E in effetti aveva ragione, cioè non solo perché è un problema di uguaglianza tra bambini, ma anche un problema, uno direbbe, per usare un linguaggio che è di moda oggi tra i sociologi e i politologi quando parlano di welfare, di investimento sociale, cioè di investimento in capitale umano e di investimento sociale. Però appunto è importante, ma ovviamente la partecipazione ad attività extracurricolari è largamente dipendente o dalle risorse della famiglia o dall'offerta scolastica o della comunità. Appunto la percentuale di minori che svolgono, oddio cosa ho fatto, che svolgono almeno una cosa scolastica, non so cosa ho toccato, varia a seconda, diminuisce man mano che diminuiscono le risorse scolastiche. E ho fatto qualcosa qui che non so. Ecco, bene, bravo. Anche qui disuguaglianze territoriali sulla percentuale di ragazzi. Quindi per concludere, le disuguaglianze socio-economiche e quelle territoriali si combinano nel nostro paese per produrre sia disuguaglianze nella salute, sia disuguaglianze nello sviluppo cognitivo. Disuguaglianze che a 15 anni sono ormai consolidate. E questo secondo me è un problema sicuramente di giustizia, perché i bambini non scelgono dove nascere. Cioè se noi possiamo dire
sbagliando talvolta, spesso, che se un adulto è povero è colpa sua perché non si dà da fare, di un bambino non lo possiamo dire, possiamo solo dire che non l'ha detto alla cicogna dove depositarlo. Questo è l'unico errore che ha fatto un bambino. Quindi è un problema di giustizia innanzitutto, mi permetto di dire anche di democrazia, ma è anche un problema in termini utilitaristici, anche di capitale umano, di sviluppo, in questo modo non affrontare questa questione significa disperdere o rinunciare o sprecare una quota rilevante di capitale umano. Quindi queste disuguaglianze hanno effetti sul benessere, l'equità e le pari opportunità nel periodo della crescita, ma con effetti di lungo periodo sui bambini, sui minori. Ricordo tra l'altro che la povertà tra i minori è più persistente che la povertà tra gli adulti, cioè essere poveri da piccoli è più predittivo del rimanere poveri anche successivamente che esserlo soltanto da adulti, quindi ha effetti su tutto lo sviluppo di una persona, ma anche sul capitale umano del futuro ed anche sulle chance di vita, perché noi vediamo che c'è una mortalità differenziale poi per titolo di studio, per condizione occupazionale. Quindi questi bambini e ragazzi che riescono a sviluppare meno le proprie potenzialità, direbbe Amartya Sen, le proprie capacità, poi sono destinati a finire esattamente in quei percorsi che poi li porteranno anche statisticamente a morire prima, ad avere vite più brevi, non solo un po' più faticose. Le politiche sociali ed educative potrebbero correggere almeno in parte queste cose. Abbiamo visto che ci sono cose che si possono fare, io ne ho solo indicate due, ma ce ne sono molte altre, ma non lo fanno, non fanno abbastanza. Recentemente l'Italia, con la legge di stabilità di quest'anno, ha attivato con il sostegno delle fondazioni bancarie e su stimolo di Save the Children, va detto, un fondo per la povertà educativa, però è una cosa piccola, parziale, che è partita adesso, sperimentale. In Italia si comincia sempre sperimentali, ma spesso non si arriva mai allo strutturale, ma staremo a vedere e speriamo che queste esperienze poi riescano a entrare anche nella buona scuola e in generale anche nelle politiche di comunità e locali. Grazie. Io volevo chiedere se nel pubblico c'è qualcuno che vuole rivolgere. Intanto ringraziamo per la bellissima lezione, abbiamo imparato un sacco di cose, dati drammatici in me. C'è qualcuno che vuole fare una domanda alla professoressa Saraceno? Vedo un braccio alzato lì dietro. Anche lì. Buonasera, grazie dell'intervento. Io sono un'insegnante di scuola primaria, una di quelle. Intanto devo dire che purtroppo il famoso tempo pieno la buona scuola ce l'ha distrutto e già anche prima. Noi andiamo ad ore scolastiche, in modo che noi insegnanti siamo costrette a girare su più classi con ore spezzatino, le chiamiamo noi, perché siamo 2 ore in una classe, 2 ore in un'altra, abbiamo più classi. E cerchiamo di mantenere, vengo dall'esperienza di Bologna, cerchiamo di mantenere comunque il numero di classi a tempo pieno, perché finché c'è la richiesta il Ministero ci concede. Qualora escano delle quinte, non si facciano quel numero di prime, il tempo pieno perde una classe praticamente. Si possono fare classi a 30 ore, 32, 29, eccetera. Noi
combattiamo questa scuola, questo modo di pensare la scuola. Sul tema delle disuguaglianze socio-economiche, scusate se sono un po' lunga, ma è un tema importante, perché noi della scuola italiana, perlomeno le mie colleghe nella scuola toscana, nella scuola, le colleghe che ho conosciuto io, lavoriamo e abbiamo speso della nostra vita, delle nostre ore, abbiamo sacrificato le nostre famiglie proprio per puntare sull'abbattimento delle disuguaglianze, con una scuola non competitiva, forse non dell'eccellenza, è vero. Perché anche in tutte le i famosi Invalsi, in Pisa, le eccellenze, però rispetto all'Europa, all'America, noi abbiamo una scuola che invece ha una percentuale minore di basso livello di istruzione, almeno nella scuola elementare, poi comunque prosegue anche nella scuola media, quindi non lo so, però per certo è così, perché le leggiamo anche noi, bisogna vedere come si leggono le percentuali. Ecco, io dico che dobbiamo avere dobbiamo essere abbastanza, non abbatterci troppo e cercare comunque di sostenere scuola, certo. Questa scuola. La ringrazio molto, non so se la professoressa vogliamo ascoltare ecco, se alza la mano per cortesia la ragazza la vede. No. Prigioniero. Grazie Chiara Saraceno. La domanda è a che fare con le politiche e le soluzioni. Dal tuo intervento è molto chiaro che ci sono molte potenzialità per le politiche sociali ed educative per correggere questa cosa, basate su argomenti di plausibilità biologica e plausibilità sociale. Ma puoi dare un giudizio su qual è il grado di evidenza scientifica che noi abbiamo per fondare specifiche azioni e strategie per correggere questa situazione? O siamo ancora molto distanti da avere una robusta conoscenza scientifica su quello che funziona di più e su quello che funziona di meno? Professoressa, vuole rispondere subito? Allora c'è la signora e poi anche questa ragazza. La mia domanda è molto legata a tutto quello che abbiamo ascoltato. Esistono studi di genere? Nel senso, tra i bambini, le bambine e i bambini vengono considerati per il genere e non così in maniera cumulativa? Grazie. E poi c'è questa, sì. Io ho una domanda sull'accenno che ha fatto prima al fatto che la povertà minorile si è concentrata in famiglie molto numerose. E mi chiedevo se quindi lei pensa c'è anche un problema culturale, probabilmente di scarsa conoscenza, un po' come avviene per esempio di sviluppo anche dei metodi contraccettivi e di formazione della famiglia, quando magari non ci sono le possibilità economiche, se ci sono dati sulla correlazione tra povertà e numero di consultori e assistenza alle famiglie. Ecco, c'è anche quella signora in quarta fila. Ah, chiedo scusa, non l'avevo vista. Allora, raccogliamo la signora e poi la signora in fondo. Mi spiace. Volevo chiedere se nei dati relativi agli asili nido si è tenuto conto anche di queste iniziative, tra virgolette, private, tipo le taghe, smutter. Grazie. E c'è la signora in fondo, ecco. Io porto una mia esperienza personale. Io ero una bambina povera alla fine degli anni 50 e paradossalmente in un'Italia con meno risorse, o comunque risorse sì che si stavano costruendo, io avevo due paia di scarpe all'anno, avevo la mensa gratuita a scuola, avevo le colonie gratuite d'estate per cui potevo andare al mare,
cose che adesso praticamente, cioè non c'è neanche questa piccola attenzione, no? Che sembrerebbe il minimo, cioè un comune sa dove, insomma, penso che possa avere una casistica su cui agire. Grazie. Ecco, c'è un... chiudiamo con la signora, sì, perché poi ha una serie troppo affollata, però la signora la includiamo e... Grazie intanto per questa bellissima relazione, perché mi sembra che si ponga sempre troppo poco l'accento sulle condizioni di partenza, che dovrebbero essere uguali per tutti. E qui vorrei proprio fare la domanda. Rispetto agli anni 70 e 80, dove c'era questa attenzione, questa enfasi sulla scuola uguale per tutti, che rendeva uguale, che dava possibilità di accesso a tutti, quindi c'era una rivoluzione rispetto agli anni precedenti, anche la scuola media unica, mi sembra che adesso l'enfasi sia proprio sul discorso della meritocrazia, che, santo cielo, da un certo punto di vista è una cosa molto buona, ma si sia persi un po' diciamo gli elementi fondamentali, quelli di uguali condizioni di accesso. E mi sembra che lei oggi abbia posto proprio il dito sulla piaga. Noi crediamo che la nostra scuola di base dia a tutti le stesse possibilità, ma in realtà sotto le pieghe viene fuori questo. Quindi non sono uguali le condizioni di accesso, ci sono dei blocchi alla base che condizionano fortissimamente anche lo sviluppo cognitivo, e mi sembra che la politica di questo non abbia preso assolutamente conoscenza. Ecco, questo volevo dire. Grazie. Vorrei dare la parola anche qui in prima fila e poi chiudiamo. Cerco di trasformare un commento in una domanda. Allora, quanto sei d'accordo con l'affermazione che, oltre alle politiche sociali che hai chiaramente indicato, sia oggi da fare uno sforzo per fare in modo che i genitori siano consapevoli di dover investire su salute e sviluppo dei propri figli? Io direi, perché c'è una richiesta, la professoressa è sommersa dalle domande, però mi dispiace escludere. Allora, la signora in seconda fila e poi... Buongiorno. Io volevo chiedere solo se questo concetto si può rimandare all'habitus di Bourdieu e al concetto di proprio capitale in quel senso lì. Grazie. Sono tante diverse le sì, domande, però c'è cercando di fare un po' di ordine. C'è un filo comune anche attraverso la memoria, la testimonianza, la richiesta. C'è stato un peggioramento nella società italiana, forse anche un peggioramento nella vigilanza, nella sensibilità su questi temi, forse un peggioramento anche nella politica, ma la parola alla professoressa. Sì, risponderò non in ordine, ma cercando di dare un filo. Innanzitutto rispondo alla domanda se la povertà è concentrata nelle famiglie numerose perché sono più ignoranti e hanno troppi bambini. Faccio fatica a dire di sì, perché io vengo, io appartengo a una famiglia d'origine in cui eravamo in sei, ed eravamo tanti allora, eravamo sopra la media. Per cui faccio anche fatica a pensare che oggi una famiglia numerosa sia tre, perché questa è la misura di una famiglia numerosa, perché nella mia esperienza e ancora, come dire, nella mia matrice mentale, tre è una famiglia piccola. Come? Tre figli, sì, tre figli. Vengo da una famiglia in cui eravamo sei figli e nell'arco della mia vita si è dimezzato ciò che fa una famiglia numerosa. Cioè, quando noi entravamo in un albergo dicevano arrivano i barbari. Ecco. No, adesso tre mi sembra una cosa piccolissima. Non credo che le persone, perché non sono molti in Italia, c'è qui qualcuno che conosco che non ha una famiglia povera, che ne ha più di tre, però che siano molte le famiglie che hanno più di tre figli, però in Italia basta averne tre e negli ultimi anni persino due per essere a rischio di povertà. E non direi, faccio fatica a dire che sono poveri perché hanno troppi figli.
Farei fatica a dire che sono poveri che hanno troppi figli. Uno dei problemi dell'Italia, che fa sì che le famiglie con tre o più figli poi siano a rischio di povertà, anche se uno dei genitori ha un lavoro, è primo che ci sono troppi lavori sottopagati. Ho scritto un libro, adesso mi faccio anche uno spot, che si chiama Il lavoro non basta, in cui parlo di questo. Primo, perché ci sono troppi lavori sottopagati. In secondo luogo, perché è difficile in Italia più che in altri paesi per le mamme, soprattutto se hanno più di un figlio, stare nel mercato del lavoro. Se hanno più di un figlio e se soprattutto se sono anche a bassa qualifica, perché tra quello che pigliano e quello che gli costa, non essendoci segno, il trade-off non c'è. Quindi c'è questo problema. In più, l'Italia è uno dei paesi in cui le politiche di sostegno al costo dei figli, quindi i trasferimenti monetari per il costo dei figli, sono particolarmente frammentati e inefficienti. Non esiste uno strumento universale come, che so, in Francia, le allocazioni familiari, o come in molti paesi, no? C'è qualcosa per i lavoratori dipendenti, c'è qualcosa per chi ha tre figli ed è povero, eccetera, eccetera. C'è qualcuno che cade sempre tra due sedie e non riesce mai a infilarsi, qualcuno che magari riesce per un periodo a prendere tre di cose, prende l'assegno per il nucleo familiare, l'assegno per il terzo figlio, poi appena uno dei figli diventa maggiorenne non mangiano più nessuno, eccetera. Quindi c'è anche questa cosa qua. Quindi non direi che il problema della povertà delle famiglie numerose dipende dal fatto che mettono al mondo troppi figli, bensì, ecco, qui c'era la ministra Lorenzin, invece di incoraggiare a fare un figlio in più, forse bisognerebbe mettere nelle condizioni di farlo questo figlio in più senza rischiare di diventare poveri. Va bene, questo quanto. Naturalmente non tutte le famiglie con tre figli, no? Ma se uno è a basso reddito, cioè un monoreddito basso, e io sono a bassa donna, sono a bassa qualifica, è difficile. E vivo anche al sud, per giunta, è difficile che non rischi la povertà. Questa è la prima domanda. La seconda, quale evidenza? Geppo, sei cattivo però, mi hai fatto una domanda difficile. Qual è l'evidenza? L'unica evidenza empirica a mia conoscenza, nel senso di consolidate da più ricerche in più paesi, sono dell'effetto della frequenza precoce di un servizio educativo, quello che noi chiameremmo un nido. Ci sono ricerche negli Stati Uniti, eccetera. Quello che però dicono, all'inizio queste ricerche, cioè qualche anno fa, erano univocamente positive per i bambini che vengono dalle situazioni più svantaggiate, dicono più o meno, per i bambini che vengono da famiglie abbienti e con genitori istruiti non fa differenza o non fa danni. Per i bambini invece che vengono a famiglie svantaggiate sia economicamente che in termini di titoli di studio dei genitori, invece fa un'enorme differenza. Poi si è visto che è una differenza che tende a diminuire nel tempo. Ma perché? Perché deve essere seguita, cioè non basta mandare al nido, bisogna che poi anche nella scuola elementare, nella scuola media, eccetera. Che però, e questo mi porta, quindi questa è l'unica evidenza. Le altre cose che ho detto, che sono anche le cose che abbiamo fatto anche con Andrea Brandolini con Save the Children, cioè vedere il rapporto tra le attività extracurricolari, ci sono anche ricerche, però non così consolidate come quelle del nido. Quello però mi porta a dire che non basta dire, certo la scuola è importantissima, però bisogna anche che sia una scuola, e anche il tempo pieno secondo me è importantissimo, però deve essere anche una scuola, un tempo pieno
che ha in mente questo, e non basta dire non essere competitivi, adesso non entro in merito alle vostre pratiche, cioè occorre proprio mettere in piedi pratiche pedagogiche, di istruzione, che abbiano come preoccupazione non solo di non dare cattivi voti o di non bocciare o di non soffrire nella competizione, ma che stimolino giusto appunto quelle competenze in quei bambini che hanno quello come luogo principale in cui queste competenze possono essere sviluppate, cioè non hanno altri luoghi altrettanto ricchi di stimoli come per altri bambini potrebbero avere. Quindi non basta il tempo scuola, occorre proprio pensare a una scuola in questo senso qui. Quindi un brutto tempo pieno potrebbe essere peggio che un buon tempo, che una scuola a tempo parziale. Poi magari va bene perché anche li tiene, li custodisce mentre i genitori lavorano, però non è quello che ho in mente. Per questo io pensavo, cioè quando pensavo anche a un tempo pieno, non solo per fare più ore delle stesse materie, ma perché possano fare delle altre cose anche. Perché possano. Dunque, poi, quattro. Bambini e bambine. Io ho dato dei dati, cioè, i dati PISA sono distinti per maschi e per femmine, da dove viene fuori che non solo in Italia, ma in Italia un po' di più, ci sono differenze opposte nelle competenze logico-matematiche e nelle competenze linguistiche, cioè le ragazze, le bambine sono più brave. In un senso, ecco, dato che io non penso che sia una questione di cervello, ma penso che sia, però questo mi dice Geppo Costa, poi mi dice quale evidenza empirica, però mi piacerebbe far fare le stesse esperienze a tutte e due, per esempio sport, e poi vedere se effettivamente queste differenze continuano a essere così socialmente strutturate, continuano a essere strutturate. Se lo fossero, allora non sono più socialmente strutturate, ma sarebbero, avrebbero a che fare come è fatto col cervello. Comunque ci sono i dati, anzi in una delle in una figura che avevo fatto vedere erano distinti per maschi e per femmine. Sui nidi se abbiamo no, i dati erano solo sui nidi, quindi sui servizi collettivi. Tagesmutter è un modo di rispondere al problema dell'accudimento, non necessariamente della stimolazione educativa, dipende, no? Ecco, non necessariamente. E questo, tra l'altro, questo è anche un dibattito che c'è stato anche in Francia o anche in Svezia, quando è stata fatta l'opzione, cioè vai al nido, cioè Tagesmutter, per esempio qui in certe zone è l'unica possibilità perché uno non può fare il nido per tre, per un bambino o due bambini. Ma invece anche in Francia c'è stata a un certo punto l'opzione, cioè tuttora l'opzione tra prendere quella che chiamano la mamma di giorno, e però la discussione è stata: ma è la stessa offerta educativa che stiamo facendo? È la stessa offerta educativa? Non necessariamente, anche se io, perché poi c'è la stimolazione dei compagni, dei pari, eccetera, non solo di formazione delle persone. Comunque la risposta alla sua domanda è soltanto i nidi, quindi i servizi collettivi. Sì, parte delle disuguaglianze di cui ho parlato, sì, in parte può essere formulato alla Bourdieu, sia in termini di capitale culturale che in termini di capitale sociale, soprattutto di capitale culturale, qui direi. Io non so se nel passato davvero il buon tempo antico era così più bello e migliore di oggi, Non lo so, perché l'Italia è stato un paese molto disuguale, molto disuguale. Forse gli anni 50 di cui parlava lei, come dire, le disuguaglianze erano meno vistose,
nel senso che i consumi erano più ridotti e quindi non si esprimevano con la vistosità con cui uno aveva due scarpe e l'altro ne aveva tre, ecco, non è che ne avesse molte di più o quattro, ma cioè, in realtà quello che succede in Italia, soprattutto se noi vediamo i dati sulla mobilità sociale eccetera, è che è un paese in cui la distanza tra le classi sociali rimane abbastanza sempre la stessa, cioè non è migliorato, questa è la mia, non è migliorato troppo, ma non è che era così bello un tempo, ecco, sono cambiate le classi sociali, cioè come dire, c'è stata una forte mobilità perché siamo passati da una società in cui c'era una fortissima quota di popolazione rurale e invece è diventata urbana, la classe operaia prima si espanse, adesso si è un po' ridotta, ma se noi guardiamo l'esempio che si fa è che è come fossimo una società in cui ci sono un treno con tanti vagoni, il treno si è mosso, quindi le stazioni sono cambiate, ma la distanza tra i vagoni è un po' rimasta la stessa, cioè bisogna sempre, e siamo tuttora un paese in cui per esempio si sono, guardando la possibilità di andare all'università, mi sembra che si sono ridotte le disuguaglianze tra i ceti centrali, mentre invece sono rimaste stabili quelle tra il ceto più basso e quelli centrali e tanto più quelli orientali. Però starei un pochino attenta, mi ricordo quando ero in commissione povertà che facevo sempre fatica con le persone che avevano la mia età di adesso, io ero più giovane ma loro avevano la mia età di adesso, che dicevano ma ai miei tempi noi non avevamo l'acqua in casa, non avevamo gli zoccoli eccetera, dico sì, però noi viviamo adesso, oggi i bambini hanno bisogno delle risorse per vivere nel mondo di adesso, non possiamo dire che noi quando eravamo piccoli quelle cose lì non le avevamo, cioè, hanno bisogno di vivere nel mondo di adesso. Poi probabile che a livello delle comunità ci fosse, ci fosse un po' più di certe comunità qualche più attenzione, ci sono anche adesso le colonie, le scuole, le cose estive, ma ecco, il problema non è che stavamo meglio un tempo, è che non stiamo, che non siamo così migliorati come avremmo potuto migliorare, e come mai un paese come il nostro che enfatizza tanto la famiglia, in cui i bambini sono pezzi e core, la questione della povertà minorile e della disuguaglianza così grossa, non delle disuguaglianze che ci sono sempre, ma continua a essere una questione che fatica a entrare nell'agenda, dovrebbe essere al primo posto di un'agenda politica. Mi ha fatto una domanda se i genitori, sì, tra le tante cose che si possono fare, che non sono solo politiche sociali, sono anche politiche educative, certamente anche un lavoro con i genitori, non paternalistico però, cioè un lavoro con i genitori, i pediatri, i consultori, le scuole, dovrebbe, so che i pediatri ci stanno pensando, ho visto un bellissimo documento fatto di recente dalla Società Italiana dei Pediatri, molto, molto interessante, ma certo che si devono fare, non tanto come scuole dei genitori che sono molto di moda in altri paesi in cui di nuovo ti insegno a fare il genitore, ma dando informazioni e anche come scambio tra i pari eccetera, dire cose, per esempio negli Stati Uniti quando sono andata con le mie figlie che avevano 9 anni dal pediatra era normale che si creassero i gruppi dai genitori in cui ci si scambiava un po' di informazioni, che tra pari, che c'è il pediatra che è un'autorità e che quindi va bene, legittima, però
anche questo, in cui ci si sente tutti nella stessa barca, non che qualcuno è più bravo di un altro, eccetera. Bisognerebbe fare, e non viene fatto quasi nulla. Il bambino quando nasce viene consegnato in mano, non c'è la, quello che c'è in Inghilterra, la visitatrice domestica che sarebbe utilissima, no? È consegnato all'uscita e, non ci, e ci si dimentica di tutto. Grazie. Grazie, grazie. Alla professoressa Saraceno abbiamo... Mi rimane un'unica curiosità, abbiamo affrontato tanti temi, ma questa è una curiosità minima anche perché abbiamo esaurito il nostro tempo, non si possono fare domande troppo ampie. Lei ha detto che c'è una relazione fra l'attività fisica e le competenze matematiche nelle bambine, e questa è... No, allora mi deve spiegare perché Geppo Costa, che è un famosissimo e importantissimo epidemiologo, poi mi picchia, mi dice: ma qual è l'evidenza scientifica? Io ho solo questa constatazione di una correlazione, vedo che le ragazzine e le ragazzine hanno meno competenze logico matematiche dei ragazzi. Vedo che fare attività scientifica, fare attività sportiva incide sul dislivello dei ragazzini più svantaggiati. Le bambine fanno meno attività fisica dei ragazzi, dico proviamo a fargli fare un po' più di attività fisica, vediamo se migliora. Questo è questo. Cioè, visto che ha un effetto, almeno c'è una correlazione positiva tra fare attività sportiva e, a parità di condizioni socio-economiche della famiglia, prestazioni logico-matematiche dei bambini, a prescindere dal sesso, proviamo a vederlo invece sul sesso. Grazie professoressa, grazie al pubblico che ha seguito con passione.